Prima di chiudere questo esercizio e farne uno diverso, sempre sulla linea di comando, voglio spendere un quarto d'ora sulla linea 56. Non tanto per questo caso specifico, ma più in generale. Per chiederci come possiamo, se ci serve, fare un controllo più fine, più puntuale, più preciso dei dati d'ingresso e in particolare, in questo caso, quando i dati arrivano dalla linea di comando. Ma con questo meccanismo in realtà lo estenderemo. Adesso che abbiamo imparato a lavorare bene con le stringhe, anche quando leggiamo dei dati da tastiera dall'utente, riesco adesso a rispondervi a una cosa che mi chiedevate nella seconda settimana di corso. Dice, ma se io cerco di leggere un numero, l'utente mi ha scritto una lettera, anziché un numero, il programma si blocca, non va avanti, non lo legge, eccetera, eccetera. No. E io dicevo, abbiate pazienza, impareremo come fare anche a gestire quel caso di errori. Ecco, adesso lo sappiamo fare. Noi gestiremo tutte le operazioni di lettura dati, tutte, sempre, praticamente sempre, leggendo delle stringhe dall'utente. Sia che legga dalla linea di comando, dove sono già stringhe, quindi non posso fare altro, sia che legga da tastiera. Se io voglio essere sicuro di essere in grado di gestire bene gli errori di scrittura, di formattazione dell'utente, non potrò mai permettermi di scrivere scanf per 100D. Perché quel percento di lì si ferma se l'utente non vede, non inserisce un numero. Se l'utente inserisce una lettera, il percento di non la legge e quella lettera rimane lì. E la volta dopo, anche se provassi a iterarlo, mettere un ciclo while, sarei sempre fermo nello stesso punto. Allora, anche quando dovessi leggere dei dati numerici dall'utente, prenderemo sempre l'abitudine di leggerli con una getesse. Leggiamo una stringa, l'intera riga. Ce la portiamo in casa, portiamo nel programma e poi andiamo ad analizzare il contenuto della stringa e vediamo se effettivamente l'utente è stato buono e ha inserito un dato numerico, oppure se ci sono degli errori, o se ha inserito una stringa se era troppo lunga, se era troppo breve, se conteneva i caratteri che doveva contenere, non altri, eccetera, eccetera. Quindi separiamo, cerchiamo di separare l'operazione di acquisizione del dato da tastiera, da linea di comando, e tra breve diremo da file, separiamo l'operazione di acquisizione del dato rispetto al controllo di validità del dato stesso, all'estrazione dei valori che questo contiene, del valore o dei valori, perché a questo punto potrebbero essere anche dati più complessi, più articolati. Che ne so, le coordinate di un punto è un numero, virgola, un altro punto, allora ha una sua struttura la linea di input. Allora, in tutti e tre i casi, il primo passo sarà quello di acquisire la stringa nella sua interezza e poi andare ad analizzarla. Nel caso di una stringa sulla linea di comando, ce l'ho già, RVD2, RVD1 è già una stringa e devo estrarre in questo caso un numero intero dalla stringa. Nel caso di una lettura da tastiera, dimentichiamoci scanf e impariamo a usare sempre getesse. Leggiamo la stringa, una riga e poi la analizziamo. Sui file lo vedremo, si chiamerà anche fgetess. Il problema qual è? È che va bene, io posso leggere come string, così sono sicuro di poter fare tutti i controlli possibili e immaginabili. Ma come faccio a farli? Come ho un metodo, diciamo così, comodo, agile, potente per poter fare queste analisi? Cioè prendete quella stringa RVD2, ditemi se contiene un numero valido. Non fa ridere, no? Non è semplice. Perché cos'è un numero intero valido? Beh, un numero intero valido è una sequenza di cifre. Magari col segno meno davanti, ma non da altre parti. Il segno meno se c'è deve essere davanti. E eventualmente degli spazi ancora davanti, no? Sono permessi. Posso avere degli spazi, poi posso avere o non avere un segno meno, poi avere una serie di cifre.
Oppure posso avere anche un segno più al posto del segno meno, oppure nessun segno. E poi dopo l'ultima cifra non deve esserci più null'altro, nient'altro, solo spazi e non lettere e non altre cose. E gli spazi però non sono permessi tra il meno e il numero, né tra una cifra e l'altra. Allora, non è fantascienza, però scrivere un programmino di, cioè un frammento di programma di 5 righe che controlli se una determinata stringa contiene un numero correttamente formattato, qualche grattacapo lo dà, no? Perché ci sono tanti casi particolari, no? Se poi vi chiedessero un numero reale, molto più complicato. Un numero reale può esserci, vabbè, a parte gli spazi, un segno davanti può essere più, può essere meno, può non esserci. Poi c'è la parte intera, che può esserci o non esserci. Poi c'è il punto decimale, che può esserci o non esserci. Poi c'è la parte frazionaria, che può esserci o non esserci. Però di questi esserci o non esserci, non possono mancare tutti. No? Può esserci la parte intera e il punto, o la parte intera e il punto e la parte frazionaria, oppure il punto e la parte frazionaria, oppure tutti e tre, ma non posso avere la parte intera e la parte frazionaria senza il punto, oppure il punto senza nient'altro intorno. E quindi un po' di flag cominciano a moltiplicarsi se cominciamo a immaginarci di volerlo valutare. Senza contare che poi i numeri reali possiamo anche scrivere in notazione esponenziale. 3.18 e più 25, cioè per 10 alla 25, e che può essere minuscola o maiuscola, l'esponente, eccetera, eccetera. E questo per i dati nativi. Poi qua ci allargheremo, a un certo punto cominceremo a dire vogliamo leggere una data dall'utente. Una data come è fatta? Giorno, barra mese, barra anno. E quindi sono tutte cose che possiamo fare. Data una stringa, dimmi, contiene una data correttamente formattata? Devo andare a vedere se i primi due caratteri sono delle cifre, l'altro una slash, poi altri due sono delle cifre, chiedermi se gli spazi sono permessi o no, se li devo ignorare o se devo segnalare errore, una serie di sottoproblemi. Sottoproblemi che ci stiamo ponendo perché abbiamo deciso, ci stiamo convincendo a non usare più scanf. Perché se, adesso astraendo per un attimo da questo programmino, lo uso come foglio bianco, mi dicessero leggi una data e io potessi usare o scegliessi di usare la scanf, ma avrei %d barra %d barra %d. Proprio a voler fare il fine direi va bene, il giorno e il mese sono al massimo 2 caratteri e l'anno è al massimo 4 caratteri, via. E poi ci pensa la scanf andare a controllare il %d, già da solo ignora gli spazi precedenti e successivi al numero. Lo slash sta a indicare che se c'è uno slash scanf va avanti, se non c'è lo slash si ferma. Ma quindi del lavoro utile lo fa. Il problema è che la scanf si comporta benissimo se i dati sono corretti. È molto comoda per noi, ci evita di fare a mano tutti i controlli sui caratteri. Peccato che fallisca, no, dal nostro punto di vista, quando i dati non sono corretti. Allora, sarebbe possibile usare la parte buona della scanf, cioè il controllo dei dati, senza la parte non così buona della scanf, che è quella della lettura dell'input, perché poi si ferma appena trova qualcosa che non va bene? Sì. Sì, perché esiste una funzione che si chiama sscanf. S sta per stringa. Sscanf è una funzione che si comporta come la scanf, ma legge i propri dati non dalla tastiera, bensì da una stringa, che gli passo come primo parametro. Cioè questa scanf, questa forma della, questa sscanf, legge i dati non chiedendoli all'utente, ma leggendoli da una stringa come se l'utente li avesse scritti. Come se l'utente scrivesse esattamente i caratteri che ci sono nella stringa. E poi li analizza. E applica esattamente gli stessi algoritmi della scanf, al punto che il manuale è addirittura deludente su questo punto, perché dice la funzione sscanf è esattamente come scanf, tranne che legge da un buffer, che è un char asterisco, che è una stringa. Fa esattamente la stessa cosa. La differenza è che non legge da tastiera. Allora, che cosa posso fare io? Se leggo da tastiera, poi adesso torniamo alla linea di comando. Però, se devo leggere, in questo caso, una data da tastiera, posso accoppiare la fase di acquisizione di una linea, getS,
dammi un'intera riga. La legge è qualunque cosa l'utente scriva viene letto e non bloccherà mai l'input dei dati, non succederanno mai casi particolari che c'è un barren ancora da leggere oppure una lettera che ti blocca l'acquisizione dei numeri, eccetera. La leggo. Il problema è che una volta che l'ho letta dentro la stringa S, devo faticare per analizzarla. Ma anziché analizzarla a mano, carattere per carattere, con delle funzioncine che lavorano a colpi di flag, chiedo di fare il lavoro sporco alla sscanf, dicendo: cara sscanf, prendi il contenuto della stringa attuale e vai a cercare al suo interno questo pattern, questo schema. Un numero intero, una slash, un numero intero, un altro numero intero, e metti i valori corrispondenti all'interno, in questo caso, di tre variabili intere, giorno, mese, anno, tanto per proseguire con l'esempio, no? Se succede qualcosa di strano, allora, se tutto va bene, se nella stringa c'è, come si chiama oggi, 15.05.2012, allora dentro GG giorno andrà a finire 15, dentro MM mese andrà a finire 5 e dentro A anno andrà a finire 2012. Se ci fosse invece qualche carattere che non ci deve essere, quindi, oppure che manca, uno slash che manca, un trattino al posto dello slash, non ha messo l'anno o altro, la sscanf ovviamente non riuscirà a leggere tutti e tre i dati correttamente. E quindi dovrò in qualche modo magari ripetere la lettura, ripetere l'acquisizione del dato, ma la cosa buona è che gli eventuali dati sporchi che restano in fondo non vengono, sono buttati, già consumati, già buttati via dalla getS. Quindi quando rifarò un'altra getS butterò via tutta la riga e ripartirò da una riga fresca, nuova. L'unica cosa che mi manca è farmi dire dalla funzione sscanf se ha incontrato dei problemi oppure no. Ma questo è facile, perché tutte le funzioni imparentate con la scanf, quindi scanf stessa, sscanf e poi la fscanf che vedremo e impareremo a non usare, quando hanno finito di lavorare restituiscono un valore, un numero intero, un valore di tipo intero. Che io memorizzo una variabile che per abitudine mia la chiamo R, ma sta per risultato. Restituisce un valore intero che indica quanti dei valori che ho richiesto di leggere sono stati effettivamente letti. Quindi se tutto va bene, cioè, deve sempre restituire il numero di percento che ho messo nella stringa di formato. Ho chiesto di leggere tre dati, percento D, percento D, percento D. Se la scanf riesce a leggere tre dati, restituisce 3. E quindi io mi troverò con la variabile R uguale a 3. Se non riesce a leggere tre dati, lei va da sinistra verso destra, fino a dove ci riesce va, poi si ferma. E quindi potrebbe restituirmi R uguale 2 se non è riuscita a leggere l'anno, o R uguale 1 se è riuscita solamente a leggere il giorno ma nient'altro, o R uguale 0 se proprio siamo partiti male e la stringa non iniziava con delle cifre numeriche. Ma se no mi restituisce R uguale 3 vuol dire che si è fermata anzitempo, si è fermata prima di aver letto tutto. E quindi qualcosa è andato storto. Quindi io ho l'informazione del fatto che qualcosa è andato storto in modo separato rispetto al valore. La cosa che non mi piaceva di A2i, che mescolava il valore ritornato con l'indicazione del tipo c'è errore o non errore, e lo nascondeva dentro lo 0. Però, come già vedevamo, a quel punto lo 0 non si può mai leggere. Mentre qui lo possiamo fare in generale. Per cui, adesso torniamo all'esempio più semplice nostro. Ogni volta che dobbiamo leggere un dato, uno o più dati, quindi un dato semplice, può anche essere un numero intero oppure un dato più strutturato come una data, un numero reale o altro, e vogliamo fare dei controlli su questo dato, il nostro meccanismo sarà sempre questo. GetS se sto leggendo la tastiera oppure argv che sto leggendo la linea di comando, sscanf che prende la stringa, analizza il formato e deposita nelle variabili, e poi se R è diverso da 3
allora non va bene. Se R è diverso da 3, allora c'è stato un errore nella stringa S. E allora dovrò, beh, dipende dal programma, o esco dal programma, oppure richiedo il dato, dipende da cosa devo fare ovviamente. Ma so che c'è stato un errore, che il dato non era correttamente formattato. No? Questo qui è lo schema che ripeteremo sempre, ogni volta che vogliamo leggere un dato avendo un minimo di certezza che quel dato sia corretto. A volte, scrivendo il programma in fretta, non lo faremo, leggeremo direttamente con scanf il numero intero. Però sappiamo che per fare bene il programma, no, dovremo ogni volta passare da una stringa e poi analizzare la stringa, che è il modo più robusto. Quando leggeremo i dati dai file sarà ancora più importante, perché in un file può esserci qualsiasi cosa. Allora, applicando questo metodo al nostro programmino, conta uguale a to i, lo potremo scrivere molto meglio dicendo, chiedendo alla funzione sscanf di analizzare il contenuto della stringa rvd2. Il primo parametro della funzione sscanf è la stringa che contiene i caratteri da analizzare. Quindi il primo parametro è sempre una stringa. Il secondo è il formato. Cosa deve esserci qua dentro? Beh, un numero intero, per %d, e se lo trovo, se è corretto, dove lo metto? Dentro la variabile conta. E vado a vedere il risultato. Se in questo caso R quanto deve valere? Deve valere 1, perché ho chiesto di leggere un dato solo, c'è un solo simbolo di percento lì dentro. E quindi deve valere 1, se per caso R fosse diverso da 1, se R fosse diverso da 1 avevamo fatto così, abbiamo scritto che il numero di ripetizioni non era valido. In realtà il numero di ripetizioni non è valido se R è diverso da 1, cioè non sono proprio riuscito a leggerlo, oppure se conta è minore di 0. Sono due casi in cui il numero di ripetizioni non è valido, ma qui riesco a distinguerli bene. O non sono riuscito a leggere la variabile, R è diverso da 1, oppure sono riuscito a leggerla, ma il valore che ho letto non mi piace. In ambo i casi non voglio proseguire il programma. In altri casi invece posso, mi servono separatamente queste due informazioni. Ovviamente il valore, ecco, cosa succede al valore della variabile conta se la sscanf non riesce a leggerlo? Beh, essendo una variabile passata by reference non viene modificata, continua ad avere il valore precedente. Quindi sarebbe, in questo caso sarebbe non inizializzata, ma non ci fa problemi perché tanto usciamo al programma. Quindi. Se R è diverso da 1, conta non inizializzata, ma tanto usciamo e basta. Quindi questo è un po' il meccanismo che cercheremo di usare sempre. È comodo come una scanf, però è robusto come una qualsiasi, più del lato I, più del lato F, perché permette di usare, no, tutta la sintassi della scanf per andare anche a limitare il numero di caratteri, eccetera. Quindi, beh, questo è un modo, in realtà l'ho messo nel posto sbagliato, fatemi solo un attimo spostare. Quindi nel programmino lascio, questo qui lo tolgo, nel programmino che salvo lascio le due versioni, quella con la to i e quella con sscanf, che alla fine sono praticamente molto simili in termini di codice. Semplicemente per estrarre il dato si usa una funzione che è più potente, come la sscanf. E dopodiché si arrabbia perché R non è definito. Ok,
Ok, non confondiamo questo R col valore letto, perché R vale sempre 1 indipendentemente dal fatto che sto leggendo 1, 5, 7, 50. R mi dice semplicemente sono riuscito a leggere un dato. Okay. Allora, proviamo a questo punto a ripartire su un esempio, su un esercizio diverso e proviamo a costruire una semplice calcolatrice sulla linea di comando. No? Una cosa relativamente semplice in cui lo chiamo calcolo del progetto, quindi di fatto la calcolatrice può svolgere le quattro operazioni fondamentali, quindi somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione, e deve ricevere operandi ed operatori sulla linea di comando separati da spazi. Ad esempio, il programma si chiama calcola e quindi scriverò calcola 3 più 7 e il programma dovrà stampare risultato 10. Io scriverò calcola 8 meno 5, risultato uguale 3. Scrivo calcola 8, 6, errore di sintassi, perché manca l'operatore, oppure c'è un parametro in meno. Cioè, la mia calcolatrice dovrà ricevere sulla linea di comando tre valori, tre parametri. Qui non c'è scritto esplicitamente, ma sappiamo cos'è una calcolatrice, quindi dovremmo ricevere tre parametri. Il primo e il terzo sono dei numeri reali, non vedo perché limitare agli interi, possiamo farla con i reali. Il secondo è un operatore, che può essere più, meno, per, diviso. Devono essercene tre e devono essere fatti in questo modo. Se ci sono, posso fare il calcolo andando a pescare il programmino calcolatrice che avevamo fatto all'inizio del corso, se vogliamo, nella parte di calcolo. Ok? Ricordiamoci, sta roba qui non ce l'abbiamo letta dall'utente sulla tastiera, ma ricevuta direttamente sulla linea di comando. Quindi il programma, l'utente quando chiama la funzione scrive calcola spazio 3 spazio più spazio 7. Invio. Allora, poiché riceviamo i parametri della linea di comando, ci predisponiamo a utilizzarli, quindi dichiariamo le variabili per poter accedere, e poi passiamo all'acquisizione dei dati. Diciamo che i due operandi, mettiamo due variabili che chiamiamo AB e poi definiamo l'operatore magari come singolo carattere, perché è solo una lettera, no? Nel nostro caso, OP, che è l'operatore
può essere più, meno, per o diviso. Queste sono le variabili principali, no? Del programma. Poi adesso definiremo tutta una serie di altre variabili che ci servono per lavorare. Allora, la prima parte del programma dovrà controllare i dati ricevuti sulla linea di comando ed estrarne i numeri reali A e B ed estrarre il carattere che indica l'operatore, bloccandosi ogni qualvolta trovi un errore. La seconda parte del programma, partendo da questi tre valori, A, B e l'operatore, fa il calcolo e stampa il risultato. Allora, controllo dei dati. Innanzitutto controlliamo quanti argomenti ci devono essere. Beh, il nome del programma c'è sempre e tre valori, tre parametri. Quindi in totale devono essere 4. Se RC è diverso da 4 non va bene. Quindi diciamo e forniamo magari un messaggio un pochino più esplicativo per dire non solamente non va bene, ma ti spiego come deve essere usato. Calcola, numero, operatore, numero. Ma una sorta di help che cerchi di guidare l'utente nel momento in cui ha sbagliato, diciamo guarda che il programma va scritto in questo modo. Quindi un messaggino che spiega come va utilizzato, ma comunque dopo averglielo spiegato gentilmente, inesorabilmente usciamo. Avendo fatto questo, qui siamo sicuri di avere tre parametri. Se non ne abbiamo, siamo morti prima. Che cosa siano questi tre parametri è tutto da vedere. Io spero che il primo e il terzo siano dei numeri reali. Il secondo sia una stringa lunga esattamente un carattere e quel carattere sia uno dei quattro operatori aritmetici. Allora, verifichiamo il primo e il terzo, che sono uguali. Il primo dovrebbe essere un numero reale e lo metto dentro A. Quindi prendo rvd1, che contiene una stringa, io presumo che quella stringa contenga un numero reale. Quindi chiedo all'sscanf di analizzare quella stringa come se contenesse solo un numero reale e nient'altro, e se ci riesce ad analizzarla correttamente la mette dentro la variabile A, che giustamente è di tipo float. E di dirmi r uguale quale, quanti, no? Argomenti è riuscita effettivamente a leggere e io mi aspetto che sia 1. Se per caso FR è diverso da 1, allora non va bene, perché questo parametro non è un numero valido. E stampo all'utente RVD1. E dico, guarda che questo scusate. Questo RVD1 che tu mi hai mandato, per 100S, lo stampo qui, non è un numero valido. Chiaramente non potrò stampare A, perché se sono arrivato a questo punto la variabile A non l'ho letta, perché non era un numero. Allora ti stampo che guarda che quella cosa che mi hai dato, che tengo a livello di stringa perché altrimenti non riesco a leggere, te la stampo e ti faccio vedere. Quella cosa lì non è un numero valido. Se no, se R non è diverso da 1, cioè R uguale a 1, vuol dire che è riuscito correttamente a leggere il numero. Quindi l'utente ha effettivamente letto, scusate, inserito un numero che può essere letto come un numero reale, con tutte le regole dei numeri reali, quindi con la virgola, parte frazionale, parte esponenziale, ci pensa a tutto la sscanf. E poi faccio lo stesso giochino per l'altro, l'RVD3. Mettendo ovviamente il dato dentro B, anziché dentro A.
lo ripeto tale quale. Arv di 3, ecco, io ogni volta che scrivo un indice dentro un vettore scatta sempre un campanello d'allarme che dice: ma siamo sicuri che quell'elemento ci sia o il vettore è già finito prima? No, qui siamo sicuri perché davanti a tutto abbiamo la certezza che c sia uguale a 4, quindi ho 4 argomenti, 0, 1, 2, 3. Lo 0 non lo guardo mai perché è il nome del programma, conterrà la stringa calcola e non mi serve. L'1, il 2 e il 3 ci sono di sicuro perché RC vale 4. Quindi RVD 1, RVD 2, RVD 3 esistono di sicuro. Che cosa contengano è altro affare. A questo punto non ci rimane che controllare RVD 2. RVD 2 deve essere una stringa, innanzitutto deve essere lunga esattamente un carattere. E poi quel carattere deve essere uno dei 4 permessi. Allora, beh, facciamo un po' di confrontini. Innanzitutto controlliamo se RVD2 è lungo un carattere. Scusate, se è diverso da 1, mi arrabbio. Ed esco. Quindi ho innanzitutto controllato che sia esattamente lungo un carattere. Ricordiamoci che RVD2 è una stringa, non è un char. È un vettore di caratteri che può avere una lunghezza qualsiasi, dipende da, da ciò che ha scritto l'utente. A questo punto però so che è lungo esattamente 1. Allora quello che mi interessa è andare, andare ad estrarre quel singolo carattere. Allora, e memorizzarlo dentro la variabile di tipo char che ho chiamato operatore. L'operatore è il primo e unico carattere di quella stringa. La stringa è RVD2, il suo primo carattere è RVD2 di 0. RVD2 è il secondo parametro sulla linea di comando, che è un vettore di caratteri. Di questo vettore di caratteri qual è il primo? Indice 0. Ma qui RV è come vedevamo ieri, lo trattiamo come una matrice di caratteri. Righe, colonne. RVD2 è la terza riga, la prima colonna della terza riga è RVD2 di 0, che è una variabile di tipo char. Mentre RVD2 è una stringa, è un vettore, è un puntatore, ha una stringa intera, RVD2 di 0 è il primo carattere di tal vettore. E quindi lo posso memorizzare in una variabile di tipo char semplice, op l'ho dichiarato come carattere, non come vettore di caratteri. A questo punto potrò controllare che questo mio op sia uno dei 4 permessi. Quindi se per caso op fosse diverso da più e anche diverso da meno, e anche diverso da per, e per somma fortuna o sfortuna anche diverso da diviso, e allora è diverso da tutti e 4 i simboli leciti, e allora non è un operatore valido. A questo punto posso già stampare op anziché RVD2 perché l'ho letto, l'ho acquisito come singolo carattere. È un carattere, è un parametro che contiene un operatore di un carattere solo, ma non è uno dei 4 permessi. Magari l'utente ha scritto z, ha scritto 7, ha scritto punto esclamativo, ma non ha scritto né più né meno né per né diviso.
E con questo si conclude la prima fase del programma, no? Quella in cui il programma finalmente ha capito cosa deve fare. Devo fare il calcolo per 100F, per 100C, per 100F. Cioè A op B. No? Facciamoci stampare questo così ci giochiamo un attimino prima di fare effettivamente il calcolo. Finora non ho fatto altro che andare a prendere uno per uno i parametri, innanzitutto verificare che ci fossero tutti, prenderli uno per uno ed estrarli a seconda della forma che avevano. Uno era un carattere, prendo il primo carattere della stringa, l'altro era un float, scanf per 100f. E poi insieme si fanno tutti i controlli di validità. No, è un lavoro di pazienza questo, eh? Uno dopo l'altro si vanno a prendere, dobbiamo ragionare su quali sono i valori validi e quali sono quelli non validi, e alla fine li ho messi comodi in tre variabili. Da qui in avanti il programma non sa più che cosa vuol dire RV, non sa più che cosa vuol dire RC, non gli serve più, ha tutto ciò che gli serve in quelle tre variabili. Vediamo se funziona. Dovrò dichiarare almeno R. Vediamo cos'altro, magari commentiamo questo. E ho dimenticato string.h. Ok. E come sempre per lavorarci dobbiamo attivarlo sulla linea di comando. Quindi il programma si chiama calcola, sta in una directory che si chiama calcola. Entro dentro bin, dentro debug e trovo calcola.exe. Allora facciamo una cosa facile, calcola 3 più 2. Qui mi va a capo perché comincia qui, calcola 3 più 2. Se batto invio, lui mi dice che deve fare il calcolo 3 più 2. Ovviamente lui l'ha ristampato un float e quindi ci ha messo la parte frazionaria, secondo il formato standard. Se l'utente non fosse particolarmente bravo e scrivesse 3 più 2 senza spazi, cosa succederebbe? Che 3 più 2 senza spazi verrebbe preso come un unico argomento. RV di 1 contiene la stringa 3 più 2. RV di 2 e RV di 3 non ci sono. In questo caso RC varrebbe solamente 2. E infatti il programma me lo dice. Numero, operatore numero, ci vogliono gli spazi. Va bene, io gli metto gli spazi, ma metto un operatore che non esiste. Allora lui mi dirà che dollaro non è un operatore valido. E così via. Se io al posto di 3 più 2 facessi 3 più y, mi dirà che y non è un numero valido. E invece se scrivo dei numeri validi, anche se strani, meno 3.17 e più 2 per più 8.1 e meno 3, ho capito. Facciamo meno. Il problema è con l'asterisco. Perché l'asterisco viene intercettato da Windows e viene sostituito col nome del file che sta nella directory corrente. Sapete che quando potete fare una ricerca dei file potete usare l'asterisco come carattere jolly e viene intercettato. Quindi non dobbiamo usare l'asterisco come segno di moltiplicazione, diciamo che magari usiamo la X minuscola come segno di moltiplicazione.
per non complicarci la vita. Ok. L'uso dell'asterisco sulle linee di comando ha un significato diverso. Ok, a questo punto non devo fare altro che fare il calcolo, quindi dichiariamo il valore risultante, ma a questo punto veramente sono quattro righe in cui controllo se op uguale più valore uguale a più b, altrimenti se op è meno valore uguale a meno b, altrimenti se op è uguale x, valore uguale a per b, altrimenti se op è uguale a diviso, valore uguale a diviso b. E poi ritorna a zero. Op. In questo caso calcola 3 più 2 mi dà 5 correttamente. No? Vabbè, ma questa parte era facile. La parte precedente richiede un attimo di entrare nella logica di non fare la scanf o la getS per leggere i dati, ma acquisirli dei parametri. Okay. All'esame sarà sempre questo, cioè tutti gli esercizi d'esame, se andate a vedere i testi vecchi, iniziano dicendo il programma riceve questi parametri sulla linea di comando, quindi non è particolarmente complesso, ma è sempre. Chiudo con due, chiudo negli ultimi 10 minuti o 12, con due, diciamo così, indicazioni pratiche sull'uso di code blocks. Una è, come faccio a fare il debug? Perché se io lancio il programma dalla linea di comando, non posso lanciarlo dal menu debug, che mi permette di avviarlo in modalità passo passo. E se lo avvio in modalità debug, posso farlo, ma parte con zero argomenti. Perché non posso fornirgli facilmente gli argomenti. Quindi in questo caso la finestra è morta, perché mi posso fermare qua, posso dire parti in modalità debug, ma lui mi dà un arc che è uguale, dove è andato? Debug, start, mi dà arc uguale 1, perché non gli ho specificato gli argomenti. E da linea di comando non c'è modo di dire parti in debug. Allora, il trucco c'è, come sempre, è nascosto dove è andato? Qua. Non a caso ho detto nascosto, perché ogni volta lo dove è finito? Eccolo qua.
uno se l'aspetta nel menu run oppure invece nel menu project. Allora, quando vogliamo fare debugging di un programma che si aspetta di ricevere i parametri sulla linea di comando, siamo da un lato obbligati a lanciarlo da code blocks e non dalla finestra di comando. E quindi non possiamo fornire i parametri. Allora, code blocks offre un modo, diciamo così, un sotterfugio per poter forzare dei parametri sulla linea di comando come se fossero stati inseriti sulla linea di comando. E questo lo troviamo qua, set program arguments, menu progetto, set program arguments. Set program arguments dice, mi permette di scegliere la modalità, per noi sarà sempre debug, e posso specificare in questa casellina di testo program arguments i parametri sulla linea di comando. Quindi in questo caso posso scrivere 3 più 2 come se lo scrivessi sulla linea di comando. E la prossima volta che farò, eseguirò in modalità debug il programma, vedrò che argc vale 4. E quindi andando avanti, passo passo, leggerò ad esempio il primo parametro 3, secondo parametro vale 2, l'operatore è andato, è il più, e poi il programma prosegue. E quindi posso fare effettivamente il debug, non ho chiaramente la comodità che avevo in modalità console, torno in su con la freccia in su e modifico gli argomenti e rilancio il programma. Devo ogni volta stoppare il programma, cambiare questo valore, fare ok e riavviare. Però comunque posso farlo. È più macchinoso, ma posso farlo. Okay? Quindi non era esattamente vero quello che avevo detto, che da code blocks non posso specificare gli argomenti sulla linea di comando. Posso, ma in modo fisso, in modo rigido. Ok, questa era la prima informazione essenziale. La seconda informazione pratica è... Io ho tenuto sempre questa finestra aperta, però se mi sbaglio di chiuderla e dovessi riaprirla di nuovo in quella directory, dovrei di nuovo ripartire da capo, non so se ricordate perché è passato un po' di tempo, ma dovrei partire da accessori, command prompt, ero sul disco C, devo passare sul disco D e poi all'interno devo fare tutta una serie di CD, eccetera, eccetera, e trovarmi la cartella giusta. Ok? Va bene? C'è un modo, c'è un menu strumenti dentro code blocks, tools, in cui noi possiamo configurare dei comandi in più da eseguire, dei programmi esterni da attivare. Allora adesso vi insegno come fare a configurare quella voce strumenti aggiungendo una voce command prompt che mi apre la finestra di comandi già direttamente nella cartella in cui si trova l'eseguibile. E così evitiamo tutto il giro dei CD, del dire, di trovare le cose. Allora, strumenti, tools, configure tools, e mi dà una finestra in cui posso definire degli user defined tools, appunto. Questo console, non guardate, è una prova che avevo fatto io, per essere sicuro. Aggiungi, e questa è la finestra in cui aggiungo una nuova voce a quel menu. Name è il nome della voce del menu, command prompt, o linea di comando, chiamatela come volete. Executable è quale programma devo eseguire? Il programma che mi apre la finestra di comando. Come si chiama in Windows questo programma? Si chiama CMD. Adesso in questo caso, se lo vedete che se io apro da qui, scrivo CMD, mi apre questa finestra. Quindi questa finestra qui è un programma come tutti gli altri, un programma Windows che si chiama CMD. Quindi io dico, il programma eseguibile sarà CMD. Parametri con cui voglio lanciare CMD, nulla di particolare.
e proviamo a fare ok e salvarlo. Poi lo devo ancora modificare. Quindi a questo punto io cosa ho fatto? Ho aggiunto al menu strumenti una voce che prima non c'era, command prompt, scegliendo la quale attiva il programma CMD, cioè la console. Adesso io voglio che questo programma, che questa finestra, quando si apre, si apra automaticamente nella cartella che voglio io. Allora, questo ce lo permette di fare il code blocks, perché permette di specificare la cosiddetta working directory, la directory di lavoro, cioè la cartella in cui viene aperta questo programma. Allora io posso specificare una directory fissa, ma sarei stupido perché dipende dov'è il programma, non posso, questo stiamo impostando non a livello del nostro progetto, ma di tutto CodeBlocks, quindi sarà sempre lì per qualunque programma. Ma CodeBlocks ci permette di specificare ciascuno di questi campi personalizzandolo con una serie di macro, cioè una serie di simboli che poi vengono espansi, sostituiti con un valore opportuno. E tra questi macro ce n'è uno che si chiama Target Output Directory, è qua. Target Output Directory, cioè la directory nella quale viene salvato l'output. Il target output che è il file eseguibile. Quindi io qua posso scrivere dollaro aperta graffa target, devo scriverlo giusto, qui non c'è nessuno che me lo controlla, output directory dir chiusa graffa, e sto dicendo apri cmd nella directory in cui si trova l'eseguibile, la directory nella quale il code blocks metterà l'output generato. Ok? E quindi se sono in questo progetto, tools command prompt me lo apre già in bin debug del progetto calcola. E quindi posso già subito scrivere calcola. Magari se lo scrivo giusto. Se io invece fossi in un altro progetto, magari l'ARGS di prima, attivo questo progetto, lancio command prompts, no, me lo mette sempre in calcola, perché non mi ricordo. Non si è accorto che l'ho cambiato. Ricompiliamolo. Ecco, perché non avendolo compilato lui non ha aggiornato il target, la directory in cui ha salvato il target, cioè l'eseguibile che ha appena generato. Ma poi, lavorando su un progetto per volta. Quindi questo ci risparmia parecchio tempo di andarci a aprire le finestre, trovarle, e se poi le chiudiamo per sbaglio non ci dobbiamo mettere a piangere. Quindi quello che vi consiglio è che sul vostro PC di fare questa procedura una volta sola, e così ce l'avete più comodo. Avete già la finestra di comando sul posto giusto. Se non avete domande, per oggi non ho altro.